In vista della ripresa del servizio offerto dal programma MIP Mettersi in proprio, la città metropolitana di Torino, insieme ai gruppi di azione locale GAL, ha sottoscritto un protocollo d'intesa che permetterà di supportare concretamente la nascita e lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali in modo diffuso sul territorio, anche nelle zone in cui ci sono condizioni più difficili per fare impresa. Dopo l'incontro svoltosi a Lanzo lunedì 27 marzo e presentato dal presidente del GAL Valli di Lanzo, Ceronde e Casternone, Claudio Amateis, e dal consigliere metropolitano Dimitri De Vita, il protocollo d'intesa sarà firmato mercoledì 29 marzo a Rivara, insieme ai GAL Valli del Canavese, e lunedì 3 aprile a Pinerolo con il GAL Escarton e Valli Valdesi. La collaborazione fra i GAL e la città metropolitana di Torino, dopo la positiva esperienza della programmazione 2007-2013, riparte con nuovo slancio per promuovere l'imprenditorialità e lo sviluppo locale. Lo sviluppo dell'imprenditoria per la città metropolitana diventa fondamentale e ha un ruolo importante in quello che è il nostro tentativo prioritario, di natura soprattutto strategica, di colmare quel gap che normalmente esiste tra centro e periferia. In questo senso lo sviluppo imprenditoriale, dello spirito imprenditoriale in sede montana e rurale, per noi diviene fondamentale attraverso questo partenariato che abbiamo con i gruppi di azione locale e l'utilizzo dei fondi destinati dal piano di sviluppo locale, che permette una sorta di attività di tutela da parte nostra e soprattutto il loro supporto per quanto concerne i nostri sportelli e il nostro ausilio alle imprese che iniziano ad affacciarsi sul mondo dell'imprenditoria. Ma sì, questa collaborazione è fondamentale perché il GAL dispone di contributi europei per sostenere gli investimenti delle nuove imprese. Ma tutti sappiamo che per fare una nuova impresa bisogna sviluppare bene prima il progetto imprenditoriale, quindi per noi come territorio è fondamentale questo servizio Mettersi in proprio ed è anche tra l'altro la condizione necessaria per accedere ai fondi del GAL, quindi un buon piano aziendale comporta poi poter accedere ai contributi. Il GAL Canavese istituirà 3 sportelli locali di supporto alle imprese, proprio perché il nostro territorio è un territorio molto grande, va da Settimo Vittone a Ceresole Reale, quindi per fare il primo filtro delle imprese che andranno con il MIP a costruire il business plan e l'idea di imprese, abbiamo pensato di istituire 3 sportelli a livello locale. Il GAL successivamente al percorso MIP aprirà subito velocemente i bandi per la creazione di impresa e per lo sviluppo delle imprese esistenti e quelle che si costituiranno per poter usufruire meglio le nostre risorse che la Comunità Europea ci ha messo a disposizione.